Immagini che parlano da sole, quelle che le telecamere di sorveglianza di un autobus hanno ripreso. Siamo in Cina, provincia del Zhejiang, sud-est del paese. L'autista di questo pullman turistico fa marcia indietro dopo aver mancato l'uscita sull'autostrada. È in quel momento che un camion che viaggiava ad alta velocità lo tampona in modo così violento da scaraventare l'autista del pullman e altri passeggeri fuori dall'abitacolo. L'autista del camion è morto, mentre una decina di persone sono rimaste ferite.